Ce lo dice subito, perché poi dopo non vale più, o parli adesso con i giudici e per rubare pure le parole di un mio amico attore, che lui dice sempre: mi raccomando, se la cosa vi piace fate pubblicità, se non vi piace fatevi i cacchi vostri, non riuscite qua. Allora, noi iniziamo questa serata, questa è una serata dedicata al blues, anche se c'è qualche pezzo un po' più tirato, un po' più rock. La serata inizia con il gruppo che vedete alle mie spalle, The Raindrops on the Moon, che è formato da il grande Danilo alla batteria, Pino al basso, Sandro alla chitarra solista e Davide voce e chitarra rituale. Mi auguro che la serata vi piaccia. I pezzi sono tutti pezzi conosciuti anche per coloro che non sono addentro al blues, come ha scritto qualcuno che mi piace tanto, chi mi conosce sa che io sono un po' patito per Carlos Santana, anche se stasera non si suona Santana. Santana ha scritto una bella cosa, ha scritto che il blues è un luogo sacro. Che vuole dire? Vuole dire che il blues bisogna sentirlo. Molti musicisti snobbano il blues perché sono solo 3 accordi, 12 battute, è facile, non è vero.